emergenza, quali sono le principali novità incluse? Ma innanzitutto è il piano stesso, perché fino ad oggi operavamo con i tre piani, l'organizzazione di emergenza e urgenza che le aziende sanitarie 1, 2 e 3 si erano dotate. Quindi in questo modo abbiamo un'organizzazione organica per l'intera ASL, che ovviamente è più funzionale, perché poi all'interno di questo piano, oltre ad aver introdotto alcuni correttivi, soprattutto abbiamo introdotto le nuove reti, quindi la rete di emergenza per gli infarti, la rete di emergenza per lo stroke, la rete di emergenza per i traumi, quindi un qualcosa di integrato fra i vari presidi che in questo modo già dialogano oggi tra loro, però in questo modo avremo un'attività molto molto meglio organizzata. E ovviamente questo sistema dovrebbe appunto abbassare notevolmente quelli che sono i rischi legati all'emergenza, fermo restando appunto quelle che sono le varie complicazioni che possono sorgere. Cosa succede per Scafati e Agropoli, che sono state le due strutture animate dalle maggiori polemiche alla vigilia della presentazione di questo piano? Allora, per Scafati abbiamo previsto l'unico punto di primo intervento per la nostra ASL, per cercare di dare una risposta in un'area territoriale molto complessa, e in sostanza questo punto di primo intervento è una via di mezzo fra un PSAUT, dove c'è appunto una postazione con l'ambulanza e un medico presente che svolge appunto una visita, un piccolo problema per il paziente, e poi nel caso di complicanza lo trasferisce. Invece nel punto di primo intervento c'è la possibilità innanzitutto di fare qualche intervento di piccola chirurgia, e soprattutto è anche presente appunto un rianimatore, in quanto proprio nell'area scafatese abbiamo previsto appunto un'ambulanza rianimativa, quindi un intervento un poco più qualificato che può integrarsi bene anche con il presidio che si troverà appunto alle spalle del punto di primo intervento, che è quello di Scafati. Immagino ad esempio se abbiamo una patologia di tipo pneumologico, attivando appunto la struttura di pneumologia a Scafati, dove saranno presenti rianimatori, cardiologi, sicuramente riusciremo a garantire un'assistenza più qualificata per questa tipologia appunto di interventi, quindi un'organizzazione. Per quanto riguarda Agropoli, così come determinato e deciso, è riconvertito appunto in PSAUT, ma l'attività seria che dovremo svolgere è quella di sviluppare una serie di prestazioni di tipo territoriale, quindi mi riferisco al Desergeri, dove sicuramente, come dire, riusciremo a dare delle risposte qualificate appunto ai cittadini di quell'area territoriale. Per quanto riguarda Oliveto Citra e Rocca d'Aspide e l'ospedale unico della Valle del Sele, che novità ci sono? Beh, questo è un tema che non afferisce appunto alla questione dell'emergenza urgenza. Come ho già avuto modo di dire, c'è stato il decreto 82, un decreto emanato proprio quest'estate, che prevede appunto innanzitutto una riorganizzazione funzionale fra Eboli e Battipaglia. Si è preso atto del fatto che l'ospedale Valle del Sele comporterà appunto un certo lasso di tempo per la sua realizzazione, e per quanto riguarda questi due presidi al momento, diciamo, stiamo studiando come riorganizzarli nella loro essenza per razionalizzare quelli che sono i costi, perché ho detto, secondo me, l'obiettivo principale che ora si deve dare all'azienda è quello di raggiungere nel breve periodo l'equilibrio di bilancio, dopodiché si può andare a ragionare anche come dire, sulla questione del 49, che è una questione del tutto governativa, quindi mi riferisco appunto al governo centrale, perché la nostra come dire, regione Campania dal punto di vista della sanità è commissariata, e quindi c'è una, come dire, una discussione, un controllo forte e pesante da parte del governo centrale, ovviamente anche a livello regionale, per fare delle proposte alternative che possano dare delle risposte appunto in termini riorganizzativi. Noi ci atteniamo a quelle che sono le disposizioni regionali, l'82 ci viene incontro rispetto a un margine di autonomia, e quindi noi procediamo in tal senso. No, chiedono la verità, vogliono capire cosa sia successo, come risponde in merito. Allora, innanzitutto è il nostro interesse, interesse della nostra azienda, fare chiarezza quando ci sono queste situazioni gravi e dolorose, perché ovviamente noi innanzitutto capire se ci sono responsabili, però poi eventuali errori ci possono aiutare a non commetterne altri. Quindi sicuramente noi siamo interessati appunto a capire cosa è successo. Abbiamo aperto un'indagine dove, proprio per la delicatezza, ho incaricato il direttore sanitario, la dottoressa Caiazzo, di fare appunto, di presiedere questa commissione e di capire. Quello che mi spiace è che purtroppo sono state date delle notizie imprecise, perché si è detto appunto che la signora era stata trasportata dal presidio di Nocera al presidio di Pagani con l'auto del marito, il che, quando ho letto questa notizia, che ripeto il giorno prima mi avevano informato, e ovviamente non esistevo questa cosa, però poi ho letto la mattina questa notizia e mi sono un poco impressionato, perché se fosse accaduto questo era di una gravità estrema, invece non è accaduto. Ho avuto, come dire, delle rassicurazioni, delle conferme da parte appunto dei dirigenti dell'ospedale di Nocera, che mi hanno confermato che la signora
ora è entrata appunto all'ospedale Umberto I ed è rimasta appunto al pronto soccorso, quindi non si è mai allontanata da quella struttura. Direttore, c'è invece un'altra inchiesta che la riguarda più da vicino e che sta cercando di fare luce su un suo presunto coinvolgimento sul tesseramento per quanto riguarda il PDL, che coinvolge anche il ruolo che lei ha avuto nel consorzio farmaceutico. Che cosa ci dice al riguardo? Ma io dico che sono tranquillissimo, ad oggi non ho avuto nessun avviso, nessun atto di tipo giudiziario. La gestione del consorzio sono veramente tranquillissimo, perché è una realtà relativamente piccola, aveva un fatturato poco più di 10 milioni di euro, una quarantina di dipendenti, quindi avevo, come dire, il controllo di ciò che avveniva all'interno dell'azienda, quindi sono sereno. Ovviamente non so i fatti a cosa fanno riferimento, perché ho letto anch'io semplicemente i giornali e quindi non ho notizie di ciò che si sta verificando, però sono molto molto tranquillo. Ovviamente amareggiato e dispiaciuto, perché questo, come dire, crea un pensiero fra chi giustamente non mi conosce, non sa come ho operato, però io sono sereno e sono certo appunto che la magistratura, che giustamente fa il suo lavoro, perché se arriva una denuncia, se arriva una segnalazione, che si chiami Squillante o che si chiami Sempronio, deve indagare e deve verificare. Quindi da questo punto di vista io condivido pienamente l'azione appunto della magistratura. Ovviamente c'è la tutela di chi ovviamente si trova dall'altro lato, che è sereno e che sta a disposizione di tutto per chiarire la propria posizione. La domenica e gli altri giorni. Oggi c'è un'urgenza, quindi parliamo di rete, dell'emergenza, urgenza, di attenzione verso questo ragazzo che è al fianco del direttore generale. Quello che posso dire è un'ulteriore risposta del lavoro che quest'anno ha voluto fornire insieme con la formazione. Quindi è un qualcosa di fondamentale e importante per garantire la